erano quantitativamente i flussi dell'acqua nel nostro metro foroso. Intanto, in generale, qual è la legge che descrive i flussi di un qualsiasi sistema fisico? Non so se vi siete mai posti la questione. Qualcuna delle ragazze qui in prima fila. Beh, è una cosa che certamente sapete. Beh, è la legge di Newton, F uguale ma, che correla l'accelerazione all'azione di una forza. Quindi anche questa sarà una interpretazione sulla legge F uguale ma, alla quale naturalmente chi ha studiato questi flussi in questo caso è arrivato in maniera del tutto empirica da prima, ma che si può ottenere direttamente attraverso una sequenza di semplificazioni e di assunzioni dalla legge di Newton, che riguardano anche la distribuzione del materiale. Quindi quello di cui io sto parlando, esattamente come ho scritto nella prima slide, è la seconda legge di Newton applicata ai suoni. Dopo vediamo che nei suoni l'acqua non accelera. Che il mezzo si chiama, da questo punto di vista matematicamente, stocchesiano, cioè accelera anche, ma non come per i motivi che ci aspetteremo. Diciamo. Digione, 1850 più o meno, a capo della distribuzione di rete idrica di Digione in Francia viene messo Darcy, e il quale, preso dal suo impegno, scrive un libro molto corposo in cui scrive sulle fontane di Digione. Per far funzionare le fontane di Digione, per capire come queste fontane funzionassero, quindi un problema tipicamente ingegneristico, Darcy fa degli esperimenti. In particolare, questa è l'immagine di uno dei suoi esperimenti. Mette una colonna che riempie di sabbia. Noi sappiamo che la sabbia non è l'unica cosa che compare in questo sistema. Mette due manometri, uno in alto e uno in basso, mette un rubinetto e dall'alto, un rubinetto per far fuoriuscire l'acqua, dall'alto riempie e satura la colonna e quindi controlla il flusso che entra e il flusso che esce. E poi misura la pressione dei manometri. Quello che misura in diversi esperimenti sono cose di questo tipo. In realtà la riproduzione degli esperimenti di Darcy è rappresentata in una forma moderna, cioè un diagramma in cui ho il flusso in litri per minuto in questo caso e in funzione della caduta di potenziale tra i due manometri. Cioè riporto delle misure. Queste misure sono un punto sulla cosa e in ciascun campione delle misure il rapporto tra il flusso che si genera e la caduta di pressione che si misura nei manometri sta su una retta in ciascuna sequenza. Poi se cambia la sabbia, se cambia il cilindro, la retta cambia di dimensione. Allora che cosa può dedurre Darcy? Può dedurre che il flusso che qui ho chiamato Q è proporzionale a che cosa? Beh, è proporzionale alla sezione del cilindro, che lui infatti prese cilindri di varie dimensioni per poter controllare questo elemento. È proporzionale anche alla distanza che separa il manometro superiore dal manometro inferiore. Anzi, inversamente proporzionale alla distanza. Ed è proporzionale il flusso alla differenza tra le pressioni che lui misura nel secondo, differenza tra la pressione del secondo manometro che sta sotto dal primo manometro che sta in alto. Questo è come lo rappresenteremo modernamente. Allora, questa è una portata, metri cubi al secondo, litri al secondo, in particolare qui è litri al minuto, comunque unità di volume diviso unità di tempo. Se noi portiamo la al primo membro, otteniamo quello che chiamiamo, che adesso noi chiamiamo flusso, otteniamo un flusso.
E quindi abbiamo il nostro flusso di che cosa? Proporzionale, beh, se è proporzionale mettiamoci una costante di proporzionalità K, che poi chiameremo conducibilità idraulica. Viceversa, se parliamo di questo elemento, la differenza di pressione manometrica diviso la lunghezza, perché questo ci ricorda una cosa importante, che la differenza di pressione diviso la lunghezza somiglia ad un gradiente di pressione. In particolare io l'ho chiamato H perché dopo vediamo che è esattamente quello che avete imparato a conoscere come carico idraulico. E in effetti allora la legge di flusso si può descrivere come GW, come K, per la variazione del carico idraulico sulla verticale. Lui l'ha chiamata legge del flusso, poi da pratica tutti quelli che hanno letto il suo libro, che conteneva queste informazioni nelle ultime in poche pagine verso la fine del libro, la chiama legge di Gersin, quasi da subito. La pressione che viene misurata in fondo dall'altra parte, che cos'è? È rho, la densità dell'acqua, per g, la forza di gravità, per la pressione manometrica che viene misurata, meno l'altezza z che viene misurata. E quindi questo elemento manometrico che viene misurato, in realtà si può pensare come z più la pressione misurata nel punto per rho g. Certamente voi riconoscete in questa scrittura quella che si chiama, che fa parte, riconoscete questa scrittura, questo è il carico idraulico, è il trinomio di Bernoulli privato di un termine. Quale termine? Quello QQR diviso 2G, che rappresenta i termini cinetici, dell'energia cinetica. Quindi, in questa forma, nella forma del carico idraulico, che è misurato in metri in questo caso, perché è diviso per ρ g, se no sarebbe un'energia, noi stiamo valutando la conservazione dell'energia. E possiamo stabilire anche che questo è una specie di campo gravitazionale, un campo di forze, esattamente come un campo di forza è il campo elettrico, e il suo gradiente dà la direzione delle forze che muovono il sistema. In particolare il nostro sistema dunque si muove come gradiente di questo potenziale, e a un certo momento si stabilisce che la velocità è peraltro costante, ma questo perché all'interno del nostro sistema di flusso le forze di attrito agiscono per non far accelerare più il moto dell'acqua. La costante che compare davanti si chiama conducibilità idraulica. Da un certo punto di vista chiamarla costante però è un po' fuorviante. Intanto già nell'esperimento di Darcy si vedeva che bastava cambiare la sabbia perché questa costante cambiasse. Poi se lì le colonne erano verticali, cosa succede se mettiamo le colonne di lato? Oppure se il flusso per esempio è in un mezzo che è completamente orizzontale? La rappresentazione più adeguata di quella che è una costante è un vettore che per il momento consideriamo quella costante, che ha una componente x, una componente y e una componente z. Addirittura si può complicare la situazione per vedere che questo è un tensore, cioè a seconda dell'orientazione per esempio di certi piani, se noi abbiamo un suolo stratificato e facciamo infiltrare in direzioni non ortogonali al sistema, la conducibilità idraulica potrebbe diventare addirittura un tensore, cioè un elemento che ha perlomeno 6 componenti, cioè se è un tensore simmetrico. Quindi la conducibilità idraulica in realtà, tra virgolette, è una proporzionalità che però non è così banale dal punto di vista fisico, cioè perché può essere un vettore, un tensore. Non solo, facendo altri esperimenti, quello che si vede anche è che
c'è un limite inferiore di validità della legge di Darcy. Cioè se, se i campi di i gradienti idraulici sono inferiori ad un certo fattore, l'acqua non si muove più. Quindi in realtà la legge di Darcy è sì una retta, però che non incrocia esattamente l'origine degli assi. Anche se poi questo elemento, essendo talmente piccolo, che di solito viene trascurato. È ovvio che anche ci sia, esista anche un limite superiore, che del resto voi dovreste forse aver già visto in geotecnica. Per esempio, quando applicando un carico idraulico eccessivo in un suolo, c'è quel fenomeno che si chiama ebollizione dei suoli. Mai sentito parlare? No. Cioè, se voi applicate una pressione ad un elemento, questo elemento resiste fino a un certo punto, dopodiché a un certo momento si rompe. Quando la pressione è troppo elevata, la struttura del suolo si rompe e quindi non vale più la legge di Darcy, che presume che esista una matrice solida attraverso la quale il flusso avviene. Anche di questo elemento superiore in realtà noi non ci curiamo più di tante. Vista così, la legge di Darcy sembra un po' una stranezza, se vogliamo, anche, no? Perché soprattutto se la si vede dal punto di vista empirico, e se non la si vede come è stato fatto molto più tardi, circa una quarantina di anni fa, di derivarla dall'equazione di Newton direttamente attraverso semplificazioni in cui si razionalizza quello che sta succedendo e integrazioni poi alla scala appunto di Darcy. E allora uno dice: ma quali sono i fattori dinamici che entrano nella determinazione del moto? No? Certamente il gradiente del potenziale è un elemento importante, ma per quanto riguarda la composizione della conducibilità idraulica, si potrebbe pensare che la conducibilità idraulica in realtà dipende sia dalle proprietà del fluido, ma questo si può vedere sperimentalmente, perché le nostre colonne le possiamo fare ad esempio con un alcol che filtra dentro piuttosto che acqua, no? E allora evidentemente il fluido lì avrà una viscosità differente e quindi si muove in modo differente all'interno dei poli. E le caratteristiche geometriche del mezzo, cioè il tipo di poli, la grandezza dei poli, cioè se uso un'argilla, una sabbia, un limo, l'acqua si muove in modo differente. Le proprietà meccaniche del fluido che noi consideriamo sono appunto la viscosità cinematica, che di solito si chiama mu, e le dimensioni di una di metri quadri al secondo. La densità del fluido, metri cubi, sta per massa diviso la lunghezza, sì, massa in chilogrammi. C'è anche una combinazione di mu e rho che si chiama viscosità dinamica, quindi è la rho diviso mu. Le caratteristiche della geometrica del mezzo che noi ci possiamo immaginare sono le caratteristiche, la dimensione dei grani, cioè la tessitura del sistema, e la forma geometrica, un fattore di forma dei poli. I poli, se li facciamo triangolari invece che tondi, per esempio, dovrebbe funzionare diversamente. Il fattore geometrico lo chiamiamo V, ha le dimensioni di una lunghezza, e la forma geometrica dei poli è un termine adimensionale, lo chiamiamo N, ma è un termine adimensionale. La conducibilità idraulica, che dimensioni ha? Se andiamo a considerare la formula di flusso qui, che abbiamo ottenuto, arriviamo facilmente alla conclusione che la conducibilità idraulica ha le dimensioni di una velocità. Ha le dimensioni di una velocità perché il flusso è una portata diviso un'area, la portata è metri cubi al secondo, diviso un'area metri quadri, quindi metri al secondo. Il flusso ha le dimensioni di una velocità. Il gradiente
gradiente del carico idraulico è il gradiente di una grandezza che ha le dimensioni di una lunghezza. Lunghezza diviso lunghezza, questo è un gradiente, lunghezza diviso lunghezza è un termine adimensionale. Quindi la conducibilità idraulica è la dimensione di una velocità. Parentesi, i miei colleghi geotecnici spesso chiamano la conducibilità idraulica permeabilità del mezzo, creando qualche confusione perché, come vediamo poi, per noi la permeabilità, anche per definirla correttamente chiameremo permeabilità intrinseca, è una cosa un po' diversa. Allora, quello che compone, possiamo prendere la viscosità cinematica, la viscosità dinamica, la dimensione dei pori, il coefficiente adimensionale, questa compare ad un certo esponente A, questa ad un certo esponente B e deve avere le dimensioni di una velocità. L diviso T è la meno 1, non T diviso L. Va bene, trovo sempre degli errori nuovi, una cosa incredibile. Eguagliando gli esponenti risulta che la conducibilità idraulica deve essere il prodotto, questo si chiama analisi dimensionale, era una tecnica di analisi dei problemi molto importante per esempio nello studio della meccanica dei fluidi, che è stata applicata anche qui, n il coefficiente dimensionale per d al quadrato per la viscosità alla meno 1. N per D al quadrato, quindi alle dimensioni di metri quadri, questo è chiamato K piccolo ed è quello che vi annunciavo prima, si chiama permeabilità intrinseca. Le dimensioni di metri quadri rappresentano univocamente le proprietà geometriche del mezzo, mentre nu alla meno 1 rappresenta le proprietà cinematiche. Quindi noi possiamo, attraverso questa rappresentazione euristica del problema, possiamo pensare che la conducibilità idraulica sia il prodotto appunto di un termine che dipende solo dalle proprietà del mezzo per una diviso un altro termine che dipende solo dalle proprietà del fluido. Poi possiamo fare, questa è la teoria, possiamo fare degli esperimenti, possiamo cambiare dei fluidi di cui misuriamo la viscosità dinamica e vedere e a mezzo invariato se esattamente funziona in questo modo e così via. Ed è esattamente così. Quindi la viscosità cinematica, la viscosità dipende, si può scrivere, cioè la conducibilità idraulica si può scrivere in un certo modo. Adesso vi ho visto qui sbattere gli occhi, significa che adesso che cosa succede? Dio mio, un'equazione. E questo non pretendo che voi ve la ricordiate, ma nei dettagli, ma che vi ricordo, cioè, che cos'è questa? Questa si chiama equazione di Navier-Stokes. Questa è la legge di Newton, F uguale a ma, espressa nel campo, facendo l'ipotesi del continuo, nel descrivere un fluido. Avete mai sentito parlare delle equazioni di Navier-Stokes, del campo dei fluidi? Sì, bene. La legge di Darcy si può ricavare dall'equazione di Navier-Stokes, e esistono tutta una serie di lavori noiosissimi peraltro, noiosissimi, da cui nell'equazione di Navier-Stokes si arriva a questa, in particolare qui questi termini che contengono la velocità scompaiono, perché il mezzo non accelera, il mezzo è dissipativo. Poi vedete che questo termine invece rimane, il gradiente di pressione, dalle forze esterne che compaiono rimane solo la forza gravitazionale in questo sistema. Quindi sì, perché si possono trascurare i termini cinetici?
perché si possono vascolarizzare gli incidenti? Perché i fluidi, allora la prima risposta superficiale che verrebbe da dire è perché il fluido si muove all'interno dei pori, perché appunto c'è tanto attrito, si muove molto lentamente, ma questa non è la risposta corretta. Non è perché il fluido si muove molto lentamente, ma perché le variazioni di velocità all'interno del fluido sono molto piccole. Poiché le variazioni di velocità all'interno del fluido sono molto piccole, i termini che dipendono direttamente dalla velocità, dalla variazione del tempo, si possono trascurare, che è quello che è scritto qua. L'altro elemento che fa passare dalla legge di Darcy, dalla legge di Darcy, è che noi, vi ho detto, noi lavoriamo non alla scala di poro, perché la legge Navier-Stokes funzionerebbe all'interno di ciascun poro. Invece noi consideriamo il continuo alla scala di Darcy, quindi integriamo sulla scala di Darcy, su tutto il volume, e integrando sopra la scala di Darcy si ottiene la legge di Darcy. Ah, credevo che ci fosse una domanda, invece era solo una graffatina sulla testa. Come vedete, questo non è un problema. Whittaker, 1966, ha scritto questi articoloni, tutti i calcoli. Ci sono dei lavori che sono poi anche relativamente recenti, no? Secoli fa. Quindi significa che tutto sommato alcuni elementi di questa cosa sono importanti. Perché vi ho mostrato la legge di Navier-Stokes e non mi sono limitato a mostrarvi l'esperimento di Darcy? Per ricordarvi il significato della legge di Darcy, che va a sostituire per i suoli l'equazione della quantità, il bilancio della quantità di moto. Perché sennò sembra che qua la quantità di moto non ci sia, ci siamo dimenticati di un braccio della fisica. Invece la quantità di moto c'è ed è descritta nell'equazione di Darcy. Un altro modo per vedere la conducibilità idraulica, vabbè, è quello di... Voi conoscete un altro tipo di fenomeno che ha le stesse caratteristiche della legge di Darcy, della meccanica dei fluidi, è la legge di Coasey, del moto laminare che avviene quando, cioè quindi il moto laminare molto lento, quindi con velocità piccole, con numeri di Reynolds bassi, che avviene all'interno di tubi molto sottili, o comunque di tubi di qualsiasi dimensione, però con velocità basse. In quel caso, se il tubo per esempio a sezione circolare, voi siete già stati esposti, per così dire, a questa legge, no? In cui che cosa avviene? Viene che la velocità, il flusso di un tubo di questo tipo è, non mi serve che voi ricordiate l'espressione, è due volte RH raggio idraulico al quadrato diviso 8 mu dove mu è la viscosità cinematica, gamma è la densità del mezzo, per il gradiente del carico idraulico, ed è questa la cosa che importa, per A che è l'area del raggio del sistema. Voi già conoscete, siete già stati esposti a un caso in cui il sistema si muove con una legge che ha a che fare con il gradiente del carico idraulico, e questa è la legge di Coasey. Quindi voi potete pensare che appunto che il moto che avviene all'interno dei mezzi porosi è un modo in cui tutte le componenti cinetiche si possono trascurare e il moto sia di tipo laminare, tertium non datum. Bene, perché vi dico queste cose? Perché dopo alcuni colleghi che provengono dalla natura geografica, sono dei geografi, quando studiano questi fenomeni lo sanno fare molto bene dal punto di vista qualitativo, quando vanno in campo osservano delle questioni, dei comportamenti strani che non riescono a spiegarsi di quello che succede in campo,
quello che io qui voglio sottolinearvi è che non si può uscire da questo binario che dice che il moto all'interno del mezzo poroso è un moto laminare, l'alternativa sarebbe che fosse un moto turbolento, o potrebbe essere anche un regime di transizione in alcune case, no? Ma queste sono le alternative. E l'altro elemento importante è che il moto non è considerato sui singoli punti del fluido, ma è considerato integrato su una scatola, che è il, la scala di Darcy. E quindi non ci possono essere, non si possono manifestare delle proprietà che non siano già contenute in questa descrizione fisica. L'altro elemento importante è, vabbè, ma noi abbiamo parlato di suoli, abbiamo parlato prima del fatto che nei suoli il moto è, il suolo può essere in saturo. Questi sono suoli saturi, che cosa succede nei suoli in saturo? Per rispondere a questa domanda, sempre facendo un'indagine fisica dei processi che agiscono, cosa possiamo dire? Beh, che cos'è che muove le cose? Cos'è che muove le cose? Beh, sono le forze che muovono le cose. Di solito queste provocano accelerazioni, però in sistemi fluidi spesso noi non osserviamo accelerazioni, perché il transiente in cui avviene l'accelerazione noi non lo è breve, noi non lo vediamo. Noi vediamo spesso i fluidi che sono, che rappresentano delle velocità. I fluidi spesso si comportano come se fosse il gradiente di velocità quasi a comandare, cioè non e comunque non l'accelerazione. Quando abbiamo gradienti di forza in cioè qualsiasi cosa si muove se abbiamo un gradiente di una forza, che possono essere forze esterne come la gravità, per esempio. Sarebbe qui non il gradiente di una forza, di un campo di forze, perché gradienti di temperatura, gradienti di pressione, gradienti di potenziale in senso generico. Potenziale cosa? Elettrico. Ma i potenziali elettrici qua ne abbiamo anche tanti, io ve li ho anche nominati, cioè tipo potenziali elettrostatici che ci sono a piccola scala. Il problema che noi abbiamo, dunque, queste sono forze primigenie, chiamiamole. La forza di gravità è una forza primigenia, forza elettrodebole, elettroforte, la forza di gravità e interazione elettromagnetica. Quattro forze fondamentali conosciamo allo stato attuale. La gravità è una di queste. Queste sono forze di natura termodinamica. Sono legate al fatto che queste forze elementari che agiscono a livello elementare si combinano in modo più complicato. E nell'ambito delle forze noi andiamo anche a verificare spesso che la quantità che si conserva, per esempio, può essere la quantità di moto, oppure può essere anche l'energia che si conserva in alcuni casi. Per cui Go ha un ruolo particolare anche l'energia cinetica. L'energia cinetica di una massa grande che si muove è descritta dalla temperatura, oppure anche, se è un gas perfetto, anche dalla pressione, comunque da entrare. Questi sono gradienti, diciamo, termodinamici. Il nostro sistema è un sistema termodinamico, anche questo è un messaggio, è un sistema composto da tante altre parti e quindi contano anche la temperatura e la pressione. Le forze altre forze che possono far muovere il nostro sistema, quali sono? Gradienti osmotici. Gradienti osmotici, qui là li vediamo con dettaglio, gradienti in generale chimici. Sono sempre elementi di forze termodinamiche che si chiamano in testa. Quindi
In base a questa disamina, che è del tutto qualitativa, noi sappiamo che qualcosa si muove se agisce uno di questi gradienti, di questi elementi qua. Quindi, quando, per capire se come si muove il nostro l'acqua nei suoli insaturi, possiamo ragionare o cercare di ragionare bene dicendo, beh, quando agiscono questi elementi è possibile che l'acqua si muova anche nei suoli insaturi. Quindi un'eventuale legge del moto dell'acqua nei suoli insaturi che assumiamo che magari sia anche nelle stesse condizioni della legge di Jersey, si manifesterà come il gradiente di una di queste cose qua o di più di una di queste cose. E in effetti così è. In particolare le forze su cui poi entriamo nel dettaglio sono la forza di gravità, per esempio qui questo è disegnato un campo di potenziale, cioè un campo di flusso, scusate, dell'acqua in un versante. L'acqua si muove in questa direzione, se si muove in questa direzione possiamo immaginare che ci siano dei potenziali ortogonali a queste linee di flusso. In particolare qui è nella direzione di che cosa? Va verso il basso, c'è la forza di gravità che vuol dire che qui il moto è dominato dal gradiente della gravità. Qui il moto è un po' più complesso, in effetti c'è il gradiente c'è una forza che si chiama forza di capillarità che ab origine potremmo far derivare da forze di natura elettrostatica, elettrica tra le varie particelle che agiscono qui. Questo è un po' più difficile da capire, se ci sono gradienti di umidità l'acqua si muove anche dove ci sono, l'acqua si disperde dove ci sono questo tipo di elementi. Poi qui evidentemente ci sono degli altri elementi fluidi nel quale si manifestano per l'insieme dei processi che si vengono a generare gradienti di pressione, e allora i gradienti di pressione di nuovo muovono l'acqua. Quindi la risposta che io vi do, certo, si può scrivere una legge di flusso che è simile alla legge di Darcy, che vale anche per i suoli insaturi. In cui come sarà fatta questa legge? Beh, generalmente sarà una legge in regime laminare, quindi scompaiono tutti i termini che dipendono dalla variazione di velocità. Avremo a che fare con il gradiente della gravità, con il gradiente delle forze capillari, con il gradiente delle pressioni osmotiche. La costante di proporzionalità tra i gradienti del flusso, cioè costante, la proporzionalità tra i gradienti del flusso, abbiamo visto che parlare di costante può essere in qualche modo improprio, è di nuovo un termine che anche qui si chiama conducibilità idraulica. Nei mezzi insaturi. Beh, qui si può vedere tutto in un altro modo, però è esattamente quello che vi ho spiegato io, cioè qui mostra che in realtà noi stiamo sempre ragionando in termini di gradienti di energia, possiamo rappresentare come carico idraulico, come unità di lunghezza, pressione o energia per unità di volume, e quindi ci compare come una pressione, oppure anche una cosa più astrusa che noi non abbiamo mai visto, che si chiama potenziale chimico, che sia quando sono a contatto sostanze che hanno proprietà interne, diciamo, diverse, appunto chimiche diverse, che in ultima analisi sono legate alla natura dei materiali e che si usano in modi. L'energia, il carico idraulico, quello che prima era il carico idraulico, quindi non ha più solo la gravità, ma anche termini di suzione, si chiamano, legati alla capillarità, e termini legati all'osmosi. Non pretendo in questo modo di avervi esaurito tre complessi che hanno richiesto un qualche centinaio di anni ad essere compresi dall'umanità, quindi se voi non capite in questo momento dedicarci un altro sguardo di attenzione. Però l'idea è che esistono tutte queste cose che muovono l'acqua.
com'è il potenziale? Il potenziale, so che, insomma, che è la mezza che dovrei farvi uscire, ma almeno terminiamo questa parte che dura 100, altri 100 slide. No, se fosse così lunga mi fermerei. Allora, potenziale gravitazionale, da che cosa è descritto? Un genere dalla quota Z. Il potenziale capillare, da che cosa è descritto? Il potenziale capillare, i nostri studi dicono, questo è il condensato di un sacco di studi e di esperimenti, che potrebbe essere rappresentato come una funzione del contenuto di acqua, che qui ho rappresentato attraverso teta, il contenuto adimensionale di acqua. I potenziali osmotici da che cosa dipendono? La sintesi dei nostri studi è che questi siano una funzione della concentrazione dei soluti dell'acqua. Si tratterà quindi, una volta affermato che il moto dell'acqua nelle condizioni più generali, ma laminari, è sempre fornito dal gradiente di questi potenziali, sarà quello di andare a caratterizzare queste funzioni che io vi ho già anticipato, hanno questa forma qua. Spesso in tutte le cose che facciamo, ma questo lo avete già visto, la meccanica dei fluidi, non si usa la pressione assoluta, ma si usa la pressione relativa, in particolare il termine di pressione relativa è la pressione atmosferica, qui ho chiamato H. Quindi nello studio dei materiali insardi, dei materiali insardi, si mette la pressione, che cos'è? H meno questo carico, che è quello rilevante. Carico atmosferico è messo uguale a zero, quindi in realtà noi usiamo una quantità psi che è uguale a meno H con M. Come andremo a vedere in seguito? Questi carichi, che si vanno, in particolare il carico capillare, il carico osmotico, sono assoggettabili a delle pressioni negative. E dopo cercheremo di capire che cosa significa pressioni negative. Pressione, adesso non posso chiudere, pressioni positive, pressioni negative. Il suolo, l'acqua è in tensione all'interno del suolo. E quindi spesso useremo quel termine, quando uso il termine suzione, intendo meno il carico idraulico. E alla fine ho la legge di Darcy-Buckingham. Buckingham, perché Buckingham nel 1907 scrive questa legge, che dopo è stata chiamata in funzione, che è formalmente uguale alla legge di Darcy, però qui la conducibilità idraulica viene fatta dipendere dal contenuto d'acqua. E adesso possiamo andare.